Buona serata amici di Border Knights, questa sera ospitiamo, posso dire, uno degli eroi degli ultimi anni perché far conoscere la verità e farla conoscere a più persone è certamente in questo clima non è da poco. E saluto il regista, documentarista Alessandro Amori, ben trovato. Ciao Fabio, buonasera. Questo appellativo di eroe anche no, diciamo, Dai, ecco. dai. Poi magari spiegherò un po' tutto, diciamo, parte da una passione e poi da un ideale, che è quello di raccontare un qualcosa che sia più aderente possibile alla realtà dei fatti. E allora, tu hai prodotto il film, realizzato il film Invisibili che avete portato ovunque in Italia, anche dove ne avevo parlato tempo fa, è stato chiaramente osteggiato perché è una tematica proibita. E adesso c'è un nuovo documento in arrivo che è ormai realizzato La morte negata, e appunto abbiamo fatto il titolo, e poi ce n'è un altro, Non è andato tutto bene, per il quale poi faremo insomma un appello chiaramente perché possa essere realizzato. Allora, cominciamo da una delle pagine, possiamo dire insomma, più gravi di quello che è accaduto negli ultimi anni, la morte negata, cioè il trattamento che è stato riservato a persone che sono state ricoverate, l'assenza di contatti con la famiglia e purtroppo tanti familiari non hanno più rivisto i loro cari con un qualcosa che forse non è mai veramente accaduto nel nostro paese. Sì, è un qualcosa di cui mi ero in qualche modo reso conto anche esattamente un anno fa, quando poi sono stato avvicinato alla prima proiezione di Invisibili, tra l'altro da la dottoressa Antonella Sagone, che è tra le psicologhe del Comitato Nazionale Psicologi, che è un comitato che ha preso, nato nel 2020, che ha preso le distanze da quelle che sono state le direttive anche dell'ordine degli psicologi e che in concomitanza della prima proiezione di Invisibili mi ha parlato più approfonditamente di questo tema di cui avevo avuto settore, non avevo avuto esperienze dirette nemmeno di amici, parenti e sono rimasto abbastanza colpito anche perché pochi mesi prima dell'inizio dello stato di emergenza, quindi parliamo del 2019, un caso di un familiare, insomma, ho avuto mio papà in ospedale e che poi è finito, diciamo, in un hospice, che sono questi posti dove comunque in qualche modo si accompagnano le persone a morire. Ecco, lì mi sono reso conto che qualcosa non andava. Non tanto io, perché in quel momento poi, soprattutto se si è parenti, si è coinvolti emotivamente, quindi ci si attiene anche molto, ci si fida molto di quello che ci dicono i medici. Però proprio un medico mi ha allertato sul fatto che quel tipo di trattamento che era riservato a mio padre non era propriamente adatto. Ora non entro nei particolari, cosa voglio dire? Io però in quel momento, supportato appunto da questo medico, ho deciso di prendere mio padre, di toglierlo da quell'hospice e di portarlo in ospedale, dove comunque mio padre poi dopo qualche settimana è finito, diciamo, di vivere, però ho potuto intanto accompagnarlo, lui ha potuto salutare me, tutti i familiari, i suoi nipoti ed è stato un accompagnamento che poi aiuta anche a quella che è l'elaborazione del lutto. La morte è qualcosa che riguarda la vita e che dobbiamo vivere secondo quello che è il senso anche
del concetto di morte nella nostra vita, e quindi mi sono subito immedesimato in queste persone che invece non hanno avuto questa possibilità, e mi sono chiesto quali potessero essere gli effetti, e sono stati ben spiegati dalle psicologhe con cui ho collaborato, da cui poi ho preso il nome del documentario, perché la morte negata è il nome del loro progetto. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto che purtroppo tutte queste storie, che possono sembrare dei casi di mala sanità, comunque, a cui comunque siamo stati abituati, però non sono isolati, perché sono intanto molto più numerosi di quello che pensiamo, di quello che la cronaca ci riporta, e poi hanno tutta una serie di aspetti ricorrenti, che poi dopo ho compreso essere ricondotti ad un protocollo, ad una serie di linee guida che sono stati adottati durante lo stato di emergenza. La cosa che mi ha più colpito, oltre al fatto che è stato impedito ai familiari dei parenti di poter stare in ospedale con i propri cari, era questa comunicazione difficile con i medici e quasi totalmente inesistente anche via telefono con i propri cari. Quindi avevamo i pazienti abbandonati a loro stessi in ospedale e i parenti abbandonati a casa. Questo ha generato chiaramente forti dubbi, anche scompensi psicologici, quindi fratture proprio a livello psicologico che ancora oggi sono difficili da immaginare a distanza di 2-3 anni. E queste persone sono state, una volta morte, sono state riconsegnate ai loro cari dentro un sacco nero, e nella maggior parte dei casi non è stato possibile nemmeno fare un dignitoso funerale. Questo a livello psicologico, che poi il focus su cui si regge il documentario, ha comportato un'interruzione dell'elaborazione del lutto. Vedere il corpo del proprio caro, poterlo vedere anche morto, è fondamentale per poter accettare accettarne la morte. Il fatto di non vederlo fa sorgere anche molti dubbi. Chi c'era in quel sacco? Chi c'era in quella bara? Io ho raccolto anche testimonianze di persone che nei mesi successivi alla morte entrano all'ospedale a cercare il proprio caro nei letti di ospedale, perché mancano proprio quelle informazioni fondamentali per poter rendersi conto che il proprio caro non c'è più. Allora, vediamo un'anticipazione di questo lavoro, La morte negata, e sono davvero testimonianze da pelle d'oca, veramente. Abbiamo chiesto di poterla vedere, se potevamo portare dei vestiti, ci hanno detto di no. Con la motivazione delle precauzioni si è impedito ai familiari di essere accanto al proprio caro, di tenergli la mano. Noi ci siamo salutati, sua moglie torna tra una settimana a casa e io non l'ho più vista. Cioè, l'ho perso senza sapere come. Questo è stato un lutto oscuro e profondo. La dottoressa diceva che sarebbe tornato presto a casa, vuoto, dalla sera in poi il telefono non rispondeva più. Quando siamo riusciti a parlare con qualcuno ci hanno detto che era stato intubato. Ma dalla cartella clinica io scopro che papà effettivamente non aveva una malattia così importante, cioè sono loro che non hanno dato una terapia tempestiva al mio papà. È venuta fuori l'invenzione delle linee guida: se tu fai così, così e così, ma il paziente muore, non fa niente, tu non rispondi. L'ha ripetuto molte, molte volte a sfinimento questa cosa: non voglio essere assolutamente ricoverata. Anche se voi non volete, noi la ricoveriamo lo stesso. Qui non c'è nessuno, neanche il campanello per suonare. Ti supplico, chiama la polizia. E vedo che riprendono il cellulare e riattaccano. Io da quel giorno con Enzo non ci parlerò più. Perché hanno cancellato tutto dal telefono di mio padre? Cosa è successo allora in quell'ospedale? Thank you.
Abbiamo visto anche il grande Antonio Bilo Canella in questo finale. Che ruolo avrà? Allora, quando abbiamo raccolto, quando ho raccolto le testimonianze, è stato anche per me un momento molto, molto intenso, ascoltare tutte queste testimonianze, raccogliere, sentire proprio a pelle la loro sofferenza ancora così presente a distanza di anni. Durante la realizzazione del documentario, con le psicologhe ci siamo anche domandati cosa rappresentasse questa sofferenza dei familiari, e ci siamo detti che in qualche modo può ostacolare a livello anche esoterico, spirituale, animico, il fatto che le anime dei propri cari siano impedite di seguire in qualche modo il proprio viaggio, il proprio destino. E quindi l'obiettivo di questo documentario è anche questo, attraverso anche le proiezioni che già di cui magari dopo parlerò. La prima sarà la settimana, il 27 ottobre ad Udine, e poi ce ne saranno tante altre in tutta Italia. Ecco, queste proiezioni vogliono essere una sorta di, non voglio dire cerimoniale, però un'occasione per dare un conforto alle persone, ai familiari, e anche per salutare queste anime che quindi possono in qualche modo avere quel commiato che non hanno ricevuto attraverso magari un dignitoso funerale. E Antonio, che è un grande artista e una grande forza anche proprio spirituale nella sua arte, la esprime da tutti i pori, rappresenta in questo documentario la voce dell'anima, la voce di queste anime che chiedono di essere liberate. Ed è un momento, anche questo è stato un grande momento molto intenso, stare vicino ad Antonio, e sono anche molto soddisfatto della resa all'interno del documentario. Ecco, in queste storie che appunto abbiamo ascoltato dei frammenti, colpisce anche la signora che raccontava del telefono con delle tracce cancellate, quindi insomma, oltre all'aspetto umano ci sono poi anche altri aspetti che aggravano ulteriormente le vicende. Sì. Viene proprio da chiedersi, ok, già è difficile accettare queste limitazioni per un virus, ma addirittura l'aspetto telefonico, questo veramente è incomprensibile. Non si è perso in qualche modo proprio quell'aspetto umano. Ora io ho compreso in qualche modo come hanno agito queste linee guida, questi protocolli, anche a livello psicologico, in chi li ha messi in atto. Sembra appunto che il sanitario, il medico, l'infermiere sia in qualche modo stato più preoccupato a seguire le regole piuttosto che a entrare in empatia con il paziente, con i bisogni del paziente. Ecco, in questo caso la relazione medico-paziente si è frantumata, si è disintegrata e si è resa inesistente, il rapporto si è disumanizzato, e questo a livello generale. Quindi l'ospedale è diventato un luogo da fuggire, messaggi mandati, ti prego, portami via, chiama la polizia, qui non ci voglio stare più, non mi accendono la luce, fa freddo, se chiamo non viene nessuno, e ne esce fuori un quadro che è veramente sconfortante, è inquietante, è drammatico, e bisognerà aprire necessariamente un dibattito, un confronto, bisognerà trovare quali sono le responsabilità. Noi sappiamo che poi in passato
anche quando sono stati compiuti atti così, così disumani, così violenti, questi abusi nei confronti della vita stessa, poi quando le persone sono state chiamate a rispondere, abbiamo sentito anche dire ma questi erano gli ordini, abbiamo fatto così. Sembra che anche in questo momento i professionisti della sanità si sentano in qualche modo deresponsabilizzati da quelli che invece sono delle responsabilità che si devono assumere. Ecco, qualcuno dovrà darci le risposte. Non possiamo accettare, ecco, che questi fatti siano accaduti nel nostro paese in questa epoca. Quindi l'obiettivo di questo documentario è anche quello a scopo informativo. Ora il focus è sul piano psicologico, ma argomenti correlati ce ne sono molti altri: le cure mancate, la vigilia attesa, il rapporto medico-paziente in virtù proprio di questi protocolli e di queste linee guida. Cioè, ci auguriamo veramente che intorno a questo documentario si crei quel dibattito, quel confronto che è mancato, e speriamo che sull'onda di Invisibili, che comunque ha avuto un grande successo, un grande risultato, considerando che è un prodotto che parte veramente dal basso e ha raggiunto tante e tante persone, siamo a più di 450 proiezioni che sono ancora in corso, perché in questo momento Invisibili poi raccoglie un nuovo pubblico, che è un pubblico che in questo momento si sta in qualche modo affacciando a queste tematiche, magari per esperienza personale, perché e si chiede, no, spesso, ma io non sapevo che esistessero persone magari che in questi anni hanno lottato così aspramente, così con forza, con determinazione, che magari hanno rifiutato quelli che erano i dettami governativi, eccetera. C'è un nuovo pubblico, quindi a questo pubblico noi a questo punto vogliamo andare a raccontare come stanno le cose dalla viva voce delle testimonianze. Ecco, in questo caso mi fa titolo, cerco di essere veramente umilmente un tramite in quello che è un tipo di informazione che va assolutamente fatta, qualcuno deve farla. Ecco, proprio sull'aspetto psicologico, cioè quando pensiamo comunque alla figura del sanitario, diamo a volte per scontato che questo sia la base, cioè comunque no, già in condizioni normali uno che frequenta un ospedale non è che proprio ci va con tutta questa voglia, figuriamoci in un contesto come quello, così blindato, con isolamenti vari, pensiamo anche ai più fragili, più anziani che si sono ritrovati proprio nel momento in cui avevano più bisogno magari di un loro caro a non avere spesso assistenza o comunque a non poter stare con le persone a cui si è legati. E quindi come si può spiegare, al di là, oltre all'adesione al protocollo, che sia completamente venuta a mancare quell'empatia che è basilare per chi fa quel lavoro? Ma un altro aspetto secondo me è stato anche proprio quel tipo di tam-tam quotidiano di informazioni, di comunicazione, di allarmismo e anche di grande stress che possiamo immaginare abbiano vissuto e si sia vissuto all'interno degli ospedali. E quindi abbiamo sentito tante volte storie di infermieri stanchi. Ora tutto questo andrebbe anche appurato, ecco, non sappiamo poi purtroppo cosa è realmente accaduto in questi ospedali, non c'è stata una grande trasparenza a livello di informazione. E poi, non lo so, esistono evidentemente dei meccanismi psicologici collettivi che in qualche modo entrano in atto e possono giustificare comportamenti di questo tipo. È chiaro che anche ascoltando le testimonianze
ci si rende conto che non può essere tutto giustificato anche solo con una forma di stress. Noi, io ho raccolto, cioè, tra le testimonianze raccolte ci sono persone che sono entrate in ospedale per piccole ferite, per piccole cose, persone che non era veramente giustificato che rimanessero in ospedale, e nonostante abbiano chiesto di poter uscire, di poter tornare a casa, sono state costrette contro la loro volontà a rimanere in ospedale. Quindi di queste cose poi ci saranno anche delle azioni legali che verranno intraprese, e una in particolare all'interno del documentario che è seguita dall'avvocato Carlo Taormina, sono dei veri e propri abusi che è difficile giustificare solo con una forma di stress o di eccessivo coinvolgimento, preoccupazione collettiva. Ecco, sembrano anche quelle il frutto di linee guida, e quindi bisogna andare a capire dove sono le responsabilità. È chiaro che le responsabilità non possono essere imputate al singolo infermiere, soltanto al medico o all'ospedale stesso. Le linee guida sono state dettate da piani altri, ecco, da lì sono linee governative. E quindi su Playmaster Movie magari poi sapremo, al di là di oltre gli appuntamenti che ci hai dato, quali saranno, ma è una chimera pensare di portare questo tipo di documenti al cinema? Allora, noi con Invisibili abbiamo già percorso quella strada e ci siamo affacciati alla distribuzione, ovviamente una distribuzione indipendente, però è una porta che si è già aperta, e contiamo anche con La Morte Negata di seguire un po' quella strada. Abbiamo queste due modalità che abbiamo individuato: una sono le proiezioni dal basso, dove sostanzialmente abbiamo creato questa sinergia, questa collaborazione attiva con tante associazioni, comitati, liste, movimenti su tutto il territorio italiano che hanno voglia, che hanno piacere ad organizzare eventi con i nostri documentari. E poi c'è il e poi c'è la distribuzione, là dove possiamo ambire a raggiungere anche un pubblico diverso, un pubblico che magari è il pubblico usuale delle sale cinematografiche, che magari ci auguriamo venga incuriosito da queste tematiche. Quindi, se posso fare un appello, visto che poi io ho studiato cinema e questa è la mia professione da ormai 30 anni, e si parla anche spesso di crisi delle sale italiane, insomma vorrei esortare tutti gli esercenti ad avere un po' più di coraggio e affidarsi di questo cinema, di questo linguaggio documentaristico, che in questo momento è ben lontano dalla fiction che in qualche modo ci racconta una realtà così distante dai nostri reali bisogni. Ora potremmo definire questo anche come una sorta di nuovo neorealismo, con tutte le dovute differenze. Io non mi voglio accostare ai grandi della storia, però questo è in qualche modo un cinema verità, e fin qui abbiamo scoperto che almeno con Invisibili abbiamo riempito le sale in maniera molte volte anche inaspettata. Abbiamo avuto file di 2, 3, anche 400 persone fuori. Abbiamo, come dicevo prima, con 450 sale abbiamo fatto un calcolo, abbiamo raggiunto qualcosa come 100.000 persone fisicamente. Quindi, insomma, i presupposti per ottenere dei buoni risultati anche lì ci sono. Noi l'ambizione ce l'abbiamo, perché riteniamo che è dovuto il nostro impegno anche in questo senso, perché l'obiettivo è sempre far sì che questi documentari, che questo tipo di informazione raggiunga più persone possibili.
E nel finale parliamo anche dell'altro lavoro che appunto vorresti realizzare, non è andato tutto bene, che gioca chiaramente quel famoso slogan che abbiamo visto e rivisto anche in modo purtroppo demenziale in quel periodo, non è andato tutto bene. Il caso di dire, qui dai voce o darai voce a tutta una serie di medici, di ricercatori, di persone che comunque hanno una loro enorme professionalità e soprattutto conoscenza della materia, per ridare loro la parola, sostanzialmente quella parola che gli è stata negata e tipificate nel noto periodo che abbiamo vissuto. Sì, questo, diciamo, con questo lavoro continua la collaborazione con Paolo Cassina, regista di Invisibili. Il documentario quindi è un documentario con la sua regia e appunto è una disamina a posteriori di quelli che sono un po' i fatti salienti, molti a dire la verità, accaduti durante lo stato di emergenza. In collaborazione con tre importanti giornaliste che in questi anni si sono contraddistinte per un tipo di informazione seria e oggettiva, abbiamo Tiziana Alterio, abbiamo Angela Camuso e Marianna Canè, e con il contributo dei molti professionisti che si sono spesi attivamente per raccontare, diciamo, una verità basata su dati e fatti oggettivi. Abbiamo il dottor Fragliese, il dottor Barbaro, abbiamo il dottor Massimo Citro, abbiamo tanti, abbiamo Alessandro Meluzzi, abbiamo i ragazzi di Lucca Consapevole, Massimiliano Marchi, e abbiamo veramente tante voci che rappresentano per noi anche una sfida a livello produttivo, perché se vogliamo Invisibili era un documentario anche semplice da produrre, qui invece lo sforzo è maggiore, andiamo a raccontare abbiamo l'ambizione di raccontare 3 anni di fatti che sono accaduti, che richiedono quindi il supporto di tante voci, tanti professionisti, ma abbiamo anche l'esigenza di utilizzare materiale d'archivio, perché verosimilmente per raccontare cosa ci diceva Conte durante l'avvio dello stato d'emergenza o cosa ci disse Draghi dopo, abbiamo necessità di utilizzare materiale che spesso è coperto d'archivio o è di proprietà, sono materiali purtroppo molto costosi e quindi abbiamo anche, diciamo, è un po', diciamo, lo sforzo produttivo è molto simile a quello del linguaggio, si vuole avvicinare a quello che è il linguaggio del mainstream. Ora, per chi segue Playmaster Movie da tanto tempo, per chi segue Border Nights da tanto tempo e i tuoi programmi, magari questo documentario non dirà niente di nuovo, però il nostro obiettivo è andare proprio a stimolare dibattiti e riflessioni ad un pubblico che non è il nostro. Ecco, quindi abbiamo attivato una raccolta fondi, siamo partiti poco più di un mese fa e è possibile contribuire alla realizzazione del documentario andando sulla piattaforma www.playmastermovie.com. Anche questo documentario, come Visibili, come tutti i documentari che abbiamo realizzato attraverso una raccolta fondi, verranno messi a disposizione della collettività, trattati come bene comune, e quindi proprio perché è importante che questo tipo di informazione arrivi a tutti. Faremo uno sforzo importante all'inizio per dare un'esclusiva alla distribuzione cinematografica, perché riteniamo che è importante lavorare su quel fronte, dopodiché sarà possibile fruire dei nostri documentari attraverso le proiezioni dal basso e a seguire gratuitamente sulla nostra piattaforma. Quindi per chi volesse aiutarvi, come può fare?
Allora, la piattaforma di Playmaster Movie è www.playmastermovie.com, oppure ci si può seguire su Facebook, su Instagram, e adesso magari cerchiamo di lavorare anche su altri social, e comunque diciamo che la casa di Playmaster Movie è www.playmastermovie.com. Grazie. Alessandro, grazie davvero per il tuo impegno e per tutto quello che hai fatto e che avete fatto in questi anni, continuerete a fare, perché hai detto bene, la sfida seguente è quella di superare anche il muro social che è diventato quasi impenetrabile, cioè ci parliamo tra di noi ed è importante parlarsi, però il messaggio non arriva dall'altra parte, penso che ormai ce ne siamo accorti da diverso tempo, e quindi è importante che in altro modo, forse in un modo di offline, a questi lavori magari le persone prendono consapevolezza di quello che è accaduto. Grazie davvero Alessandro e a presto. Grazie a te e grazie per aver dato voce a questo progetto e a queste tematiche. Ciao Fabio. Ciao, a presto.